e l'attore che è stato, perché voi dovete pensare che dopo il grande Totò, che aveva creato la maschera di Totò, Paola Villaggio ha inventato Fantozzi, perché Alberto Sordi, Carlo Verdone, sono sempre stati Carlo Verdone o Roberto Benigni che fanno un personaggio, ma sono sempre loro, è sempre Alberto Sordi o sempre Carlo Verdone. E invece Villaggio era geniale, è stato geniale, molto intelligente, molto colto e anche cattivello, come tutte le persone molto colte sono un po' cattivelle. E lui facemmo un paio di film insieme, I Pompieri e un altro che era Missione Eroica, mi ricordo. E ricordo che stavamo dentro a sto pullman, io, Boldi, Villaggio, Banfi e Ricky Tognazzi, tutti schiacciati così, facciamo I Pompieri, e c'era il regista che era Giorgio Capitani, con un colpacco, si muoveva, si accennava, e c'era Banfi che scalpitava perché voleva andare al Festival di Sanremo la sera, che aveva promesso a Rosanna, la figlia, che aveva portato al Festival. E questo non si riusciva a girare, a un certo punto vediamo il regista che sviene, ah, che cascata a terra, allora io e Ricky Tognazzi facciamo così per andare a salvare. Il villaggio mi ferma, dice fermo, andiamo a casa. Allora così, capito? Poi magari dopo andava lì e gli pagava tutto, il medico, le cose. Oppure prendeva sempre in giro, non più povero Manfio, diceva, del silenzio totale. Lino, chi ha scritto la Turandot? C'è uno stronzo.